Buonasera, buonasera mister. Buonasera. Purtroppo Avellino che esce sconfitto da questa partita. Un ottimo primo tempo da parte dell'Avellino. Ci permettiamo di. Abbiamo visto una situazione tattica diversa con un 4-2-3-1 in certe fasi della gara. Poi purtroppo nel secondo tempo non si è più riusciti ad essere così pericolosi come nel primo tempo. Sì, chiaramente ci dispiace molto per la sconfitta. Per come è arrivata, poi in una giornata in cui potevamo comunque approfittare dei risultati delle squadre avversarie. Sono d'accordo sul quanto detto del primo tempo, dove la squadra è scesa in campo secondo me con un buonissimo atteggiamento, creando delle situazioni di pericolo, situazioni di gol, oltre a quella dove c'è stata la circostanza dell'espulsione. Poi con quell'espulsione la squadra avversaria che come atteggiamento iniziale era venuta molto più alta e ci aveva concesso spazi, ci aveva dato la possibilità comunque di esprimerci. Di conseguenza a quell'espulsione ha abbassato un po' il baricentro, ha chiuso gli spazi, ha avuto meno campo da coprire e siamo andati un po' in difficoltà nel creare delle situazioni, ma se non ricordo male siamo arrivati una volta con Varela davanti alla porta, con Cottito in area di rigore, con lo stesso Sgarbi un paio di volte in un paio di circostanze, nella situazione dell'ammonizione di Paterno dove poteva calciare in porta. Ora l'immagine non l'ho rivista, però anche lì in quella situazione si poteva fare meglio. Nel secondo tempo è chiaro che loro si sono messi lì e hanno giocato di ripartenza e noi abbiamo fatto fatica a trovare le giocate giuste, è da piazzato anche su calcio d'angoli e in queste robe qui dobbiamo migliorare, perché poi alla fine le partite vanno sbloccate anche attraverso queste situazioni, attraverso questi episodi. E nel finale è stata fatta un po' di confusione. Per quanto riguarda il sistema tattico, era solo in fase di non possesso, dove avevamo deciso di lavorare in quel modo lì per essere un po' più aggressivi. Come si è chiesto, nel secondo tempo i cambi forse non le hanno dato la risposta che si aspettava, perché insomma, l'inserimento di un'altra punta con Sgarbi diciamo largo a destra non hanno dato, non parlo dei singoli, parlo di atteggiamento della squadra, insomma quello che forse lei si aspettava e che aveva pensato. Sì, abbiamo provato più soluzioni, mettendo inizialmente Sgarbi come quinto, poi facendo un 4-2-4, mettendo le due punte per andare a riempire l'area, ma abbiamo fatto fatica ad arrivare con dei cross puliti, con dei cross forti, dove comunque gli attaccanti, rubando il tempo ai difensori, riuscissero a poter a calciare in porta. L'abbiamo fatto poco, l'abbiamo fatto male nel secondo tempo, anche se poi siamo riusciti ad arrivare un paio di volte, credo, con Gori, con una palla dentro, un filtrante rasoterra, e credo che sia stata una delle poche situazioni create nel secondo tempo. Col direttore Perinetti ai nostri microfoni si è assunto la responsabilità di non aver tenuto alta la guardia della squadra dopo la vittoria contro il Foggia, però ha parlato di sentimenti ed emozioni riferendosi chiaramente alla cornice del Partenio Lombardi, dove purtroppo l'Avellino non riesce a vincere dal 25 di ottobre, e di un calo di concentrazione. Non so se lei è anche d'accordo, insomma, sposa questa teoria. È chiaro che quando si ottengono questi risultati bisogna trovare una motivazione, una giustificazione. Parlare di un calo di concentrazione mi sembra giusto se si fa una partita diversa da quella che si è fatta, soprattutto nel primo tempo. È chiaro che nel secondo tempo, con un piglio diverso, con un pizzico di attenzione in più, anche nel non prendere gol, probabilmente il direttore si riferisce anche a quella circostanza, perché intanto tu non prendi gol e riesci a tenere la squadra avversaria dentro la metà campo e a cercare comunque fino al 95esimo di trovare quell'episodio che poi ti può dare la vittoria, così come l'abbiamo fatto in passato e ci è successo credo un paio di volte, riuscendo ad ottenere poi una vittoria all'ultimo momento. L'attenzione nel secondo tempo, nella circostanza soprattutto del gol, che credo che sia stata una delle poche situazioni create dal Sorrento, che come ho detto prima ha giocato molto in ripartenza, giustamente anche, alla fine noi in quella circostanza potevamo lavorare molto, ma molto meglio. L'ultima, mister, questi 7 punti adesso diventano una montagna da scalare, come diceva anche il direttore Perinetti, insomma ci sarà da pedalare adesso e purtroppo non concedersi più questi passi falsi.
Ma io vi dico con la massima sincerità, è da quando siamo arrivati che c'è da pedalare, che c'è da pedalare, che c'è da rincorrere, ma questo lo sappiamo. È chiaro che a lungo andare poi può diventare un peso, ma noi dobbiamo rimanere concentrati su quello che è il nostro percorso. La squadra, al di là del risultato di oggi, sta lavorando bene perché sta facendo cose importanti. È chiaro che oggi ci si aspettava tutti di vincere, c'è la rabbia, c'è il rammarico per non averlo fatto, però dobbiamo essere consapevoli che comunque stiamo facendo un percorso importante e ora ne mancano ancora tante di partite e dobbiamo rimanere concentrati su quello che dobbiamo fare noi. Grazie mister, okay, grazie. Grazie.